oggi Fabio Francolini, vicepresidente della SCD alla Juventus Fano. Buonasera. Buonasera, buonasera. E l'esperto in ciclismo giovanile della provincia di Pesaro Urbino, il signor Zambri Davide. Partiamo con Fabio Francolini. Parlaci un attimo della società Alma Juventus Fano. Società ciclistica Alma Juventus Fano svolge attività da 77 ininterrottamente, con categorie giovanili, da giovanissimi ad adulti. Ha anche fatto per alcuni anni juniores all'inizio della, quando è stata rifondata, però nel 92-93 si è montato sulle categorie più piccole. E lo fa in maniera seria, fatto con persone preparate, in maniera convincente, facendo divertire i ragazzi, perché sappiamo che lo sport deve essere soprattutto divertimento per inculcare la passione. E naturalmente se poi i ragazzi hanno passione, continueranno in questa disciplina anche quando saranno un pochino più adulti, quando hanno superato l'età dell'adolescenza, in maniera sana e assolutamente divertente. Una caratteristica, l'Alma Juventus Fano non fa pagare l'iscrizione. No, quindi non facciamo pagare l'iscrizione perché lo sport giovanile è un'esigenza sociale, non è più diciamo, un sfizio come poteva essere negli anni della mia gioventù. L'esigenza sociale è comunque, lo sport non deve avere delle barriere, né per praticarlo né per poterlo praticare. Le rette sono delle barriere per molte famiglie. In una condizione congiunturale come questa, molte famiglie non potrebbero magari permettersi di far provare i loro ragazzi una disciplina sportiva. Ragion per questo che non facciamo le rette. Copriamo la stagione con gli amici sponsor e con il nostro volontariato. Siamo una domanda al signor Zambri Davide, profondo conoscitore anche degli anni passati della realtà ciclistica della provincia di Pesaro Urbino. Stiamo riscontrando una difficoltà dei ragazzi a trovare squadre per poter correre, mentre in passato avevamo un sacco di possibilità, un mucchio di squadre a disposizione. Ce ne vuoi ricordare alcuna? Diciamo negli anni 80, quando io praticavo ciclismo, non c'era problema di scelta di squadre perché, o di selezione dei ragazzi, perché le squadre ce n'erano tante in provincia, quindi i ragazzi se volevano continuare fino in juniores o fino a dilettanti potevano farlo. Non possiamo ricordare qualcuna? Diciamo che nella nostra vallata, in tempi c'era l'FPL, c'era la Fasoni, c'era la Juventus Fano, c'era la Prefab a Pesaro, la Metauro Mobili, c'erano delle realtà che qui in provincia nell'arco di 40-50 km c'erano 5-6 squadre che addirittura coordinando c'era l'Europlast con Roscioli, Veloci e compagnia bella, a Montepozzi c'era l'FPL con Massi, Marinelli, io, Simone Gallotta, a Pesaro c'era la Metauro Mobili, la Prefab, Diego Rossini, c'era un sacco di squadre che i ragazzi, a differenza di adesso, nel salto da Diego Junior si trovano un po' in difficoltà a trovare squadra. E qui vorrei far intervenire Fabio, la difficoltà è grossa. Parliamo della provincia proprio di Pesaro Urbino. Come ricordava il signor Zambri, c'erano parecchie squadre. Ora quante squadre abbiamo nel settore giovanile fino a categoria allievi e la categoria allievi su? Una sola. Abbiamo soltanto la nostra squadra, purtroppo non c'è. C'è stata una moria di squadre dovuta a tanti fattori, sicuramente il fattore economico. In questi momenti con grosse difficoltà per le sponsorizzazioni, fare squadre costa tanto e non sempre ci sono risorse. Ma nella nostra provincia io ho constatato una scarsa crescita del gruppo dirigenziale delle scuole, una scarsissima crescita, nel senso che comunque il ciclo amatori è molto forte, la nostra provincia probabilmente è una delle più forti della regione, quindi gente che in bici ce n'è e appassionati di bici ci sono tantissimi, ma hanno perso quel gusto di mettere il loro tempo a disposizione per i ragazzi, quel gusto e quella passione. Far sport ai ragazzi è una parola possiamo dire semplice, ma in realtà dietro nasconde un lavoro molto molto importante che va al di là dell'hobby della passione, è un impegno vero e proprio.
che a livello regionale comunque è l'unica che è in crescita di numeri, dipende proprio dal fatto che in questi anni è stato fatto crescere, al di là dei ragazzi, un gruppo dirigente valido e appassionato. Questo ha portato negli anni a non avere professionisti, corridori che sono andati avanti, perché con tante squadre possono vantare nella loro storia anche gente che è arrivata molto in alto, il ciclismo che conta, ma siamo rimasti molto solidi invece con la realtà che fa ciclismo per la base. Questo perché abbiamo lavorato bene nella formazione del gruppo dirigente, una cosa nella quale nessuno ci perde tempo. Vengono lasciate le squadre ai genitori. I genitori sono delle meteore, possono essere appassionati quanto vuoi, ma sono genitori. Da noi questo non accade. Può esserci l'ingerenza di qualche genitore nella vita di una squadra, ma comunque la squadra è sempre, la società è sempre dietro, che è un punto di riferimento per tutti gli allenatori e per tutti quanti. E quindi questo è proprio il punto di forza. La presa di peso l'ho dovuto mancare questo. Sono crollate tutte queste realtà e appassionati che vogliono dedicare la vita per bambini non ne stiamo trovando. Un'altra domanda, signor Davide, per la tua conoscenza, ripartendo dal punto che diceva Fabio, non esistono squadre per juniores, quindi bisogna emigrare, conoscere alternative per chi volesse praticare juniores nella provincia di Pesaro-Urbino. Le alternative qui nella provincia di Pesaro-Urbino, si tratta solo del gruppo Spendolini, Jimmy Team di Bolletta, che è ieri della Mingoni, che comunque quest'anno ha ridotto molto l'organico, ha solo 4 ragazzi. La Baldoni ha portato terza piscina, poi bisogna andare nel vascolano, oppure emigrare in Romagna, ma già è molto più difficile perché comunque bisogna andare fuori regione e avere un'autorizzazione dal comitato regionale per poter correre fuori regione. Però in questo momento anche emigrare in altre squadre non è molto facile, perché comunque anche queste squadre hanno delle realtà che si tratta di numeri molto grossi di corridori, quindi selezionano sempre i migliori o quelli che loro reputano i migliori da portare avanti, lasciando a piedi purtroppo altre ragazze che magari ancora non hanno finito lo sviluppo o la crescita, che potrebbero magari fra un paio d'anni dare anche di più di quello che oggi magari invece viene visto come il promettente predestinato, ma invece magari fra 2 anni quello che oggi dà di meno potrebbe comunque raccogliere di più di questo. Per finire brevemente l'ultima domanda a Fabio, abbiamo visto un quadro abbastanza negativo nel senso di mancanza di risorse, di mancanza di uomini, di mezzi e tutto quanto. Il futuro, darci un qualche speranza, se c'è o se intravedi qualche speranza. Lo spiraglio, il futuro, al momento non riusciamo a vedere un futuro di crescita nel mondo ciclistico della nostra provincia, perché comunque ci sono dei timidi tentativi di alcuni soggetti di poter implementare qualcosa nel territorio, soprattutto all'interno. Noi faremo di tutto per incoraggiarli e aiutarli a dare il sostegno sia morale, economico, complicato, ma soprattutto morale, che per poterli far partire. Ma è complicata la cosa perché abbiamo spostato l'asticella sempre più in alto. Quindi cosa significa? Che tutte le squadre che si vanno a fare vogliamo portarle sempre più in alto, sempre più professionismo, sempre più al massimo. Noi vediamo nella categoria juniores della Regione Marche una disfatta di squadre, se così si può dire. Sono rimaste veramente pochissime le squadre della Regione Marche e sono rimaste poche che in Romagna, sono sparite le squadre di tanti, perché portiamo sempre tutto più in alto, sempre maggiori spese, sempre maggiori costi, sempre maggiore immagine, tralasciando quello che è l'aspetto principale, che è la parte agonistica del ragazzo, la parte sportiva. Sempre di più, sempre dobbiamo far vedere pullman, camper, biciclette da 6.000 euro, 10.000 euro, non bisogna ritornare con i piedi per terra. Molti soggetti che vorrebbero mettersi in campo per fare una squadra migliore si fanno spiazzare, perché o fanno una cosa molto misera e poi confrontandosi con gli altri sembrano professionalmente più scadenti, anche se poi in realtà non è così. Quello che fai vedere non è mai quello che puoi essere.
questa situazione qui porta comunque ad avere sempre maggiori difficoltà. Io non vedo un futuro molto positivo nella crescita dei ragazzi, soprattutto perché poi quando le realtà muoiono fa le rinascite praticamente impossibile, è complicatissimo. Ha chiuso la Pesarese quest'anno, è stata una grossa perdita per il ciclismo provinciale. La Pesarese per riaprire sarà, non dico impossibile, ma molto improbabile, a meno che non trovo un gruppo veramente di appassionati, ma poi la gente non ha più tempo di dedicarlo ai ragazzi, di perdere le domeniche, il lunedì, martedì, mercoledì. È un lavoro a tempo pieno, è un full immersion che si dedica al ciclismo. Non ha più tempo perché non vuole più dedicarsi ai propri figli. Dedicare tempo ai propri figli, ai figli anche no, noi lo facciamo con tanti ragazzini, è un po' come dedicare tempo ai nostri figli. Educati è un valore, non è che un piacere, è anche un grande divertimento. Io incoraggio le persone a dedicare il loro tempo verso i ragazzi perché è divertente, che i ragazzi non abbiamo molto da insegnare, ma abbiamo molto da imparare, tanto. Riproponendoci di ritrovarci su questo argomento, perché comunque sia, le problematiche sono tante e meritano un ulteriore approfondimento, salutiamo gli ascoltatori, ringraziamo Fabio Francolini, vicepresidente dell'Arma Juventus Fano, Zanni Dara, che è l'esperto del ciclismo giovanile della